Restiamo in tema bollette in vetrina per denunciare i rincari da record del gas, l'iniziativa dei commercianti romani, difficoltà anche a Viterbo. Gemma Giovannelli e Nazario Basili. Luglio 2021, 2740 euro la bolletta e a parità di assorbimento di metri cubi, perché qui parliamo di gas, 6870 euro luglio 2022. Il passo a questo punto è da 3-4 volte. Le ultime bollette del gas e dell'energia elettrica al posto dei menù in bella vista nelle vetrine alla cassa di bar e ristoranti della capitale, affinché i clienti conoscano la situazione reale, drammatica degli esercenti, costretti ad aumentare cornetti, cappuccini e caffè. E abbiamo aumentato il caffè di 20 centesimi al banco, mentre fuori è di 1,50 euro, o ad esempio il cappuccino al banco è 1,40 euro e fuori 2,50 euro. La trovo una bella idea, soprattutto che si dovrebbe espandere in tutta Italia. L'iniziativa Trasparenza è della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. È un grido d'allarme, spiega il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. A rischio chiusura nel Lazio, dice, ci sono circa 10.000 imprese. Il caro bollette riguarda tutta la filiera, riguarda la ristorazione, ma riguarda gli alberghi, riguarda il commercio di prossimità, la grande distribuzione, la logistica. Proprio qualche giorno fa abbiamo spento tutte le luci fuori in piazza e abbiamo lavorato tendenzialmente con le candele, proprio per fare una specie di protesta contro questi aumenti così esagerati delle bollette. Nella mia pizzeria...